intanto una promessa mantenuta. Ricorderete quando abbiamo inaugurato i primi posti, avremmo detto che entro luglio, con largo anticipo entro luglio lo abbiamo fatto, avremmo inaugurato tutti e 181 i posti letto in grado di ospitare sia terapia intensiva che subintensiva, che speriamo non occorrano mai. Ma se vi dovesse essere un'ondata di ritorno della pandemia da Covid-19, certamente l'Abruzzo, connesso Pescara, è assolutamente pronto, più pronto e con un'arma di grande forza per contrastare la pandemia. Noi in Abruzzo siamo gli unici a non aver sbagliato la scelta, che pur presa in condizioni di estrema difficoltà, di velocità, di panico e di gravi preoccupazioni, hanno portato altre regioni a realizzare spazi Covid fuori dall'ospedale. Noi abbiamo ristrutturato una parte del nostro ospedale, ovvero ci siamo collegati vicino a tutti gli elementi diagnostici e facilmente collegati a tutto il nostro personale. Siamo gli unici che non abbiamo sbagliato la scelta, ovvero se non vi dovesse essere, come tutti noi ci auguriamo, una recrudescenza della pandemia, l'ospedale di Pescara, e con esso tutta la sanità abruzzese, ha acquisito come se fosse un altro pezzo dell'ospedale di Pescara. Quindi questo evidentemente aiuterà a contenere tutti i problemi di sovraffollamento dei reparti, immaginate la geriatria, le barelle lungo i corridoi, i momenti di grave difficoltà che grazie a questo spazio non ci saranno più. Faccio presente che i finanziamenti non sono stati né di natura regionale né di natura locale, ma sono lasciti della Banca d'Italia e finanziamento del commissario Arcuri per l'emergenza Covid, quindi un'infrastruttura che non è gravata sulle tasche degli abruzzesi.